Noi oggi siamo qui davanti a Dolce & Gabbana a denunciare l'ennesimo scempio fatto da questa coppia di personaggi, oltre ad essere portatori di una moda vecchia, perché nel 2020, quando tantissimi brand dicono no alle pellicce e dicono no alla moda violenta, questi due personaggi continuano a produrre capi fatti con la sofferenza di innocenti. Nelle ultime sfilate hanno addirittura portato in passerella due agnelli che sicuramente non si sono trovati bene, che sicuramente si sono spaventati, che sicuramente hanno rischiato di morire, perché questi animali vanno facilmente incontro in condizioni di stress al blocco del rumine. Ma il signor Dolce e il signor Gabbana sicuramente non ci diranno che fine hanno fatto questi due agnelli. Cosa succede agli animali utilizzati per la pelliccia e per la pelle? Vivono per lo più in spazi angusti, dove per muoversi sono costretti a fare movimenti stereotipati, girare su loro stessi. Alla fine vengono ammazzati tramite gas o tramite elettrocuzione. Cos'è l'elettrocuzione? L'elettrocuzione è una pratica che consiste nell'infilare un elettrodo in bocca e un elettrodo nell'ano dell'animale, e dopodiché l'elettrificazione. Cosa succede ad altri animali? Vengono scuoiati e buttati ad agonizzare ancora vivi, magari per 15-20 minuti. Questa è la moda che porta avanti Dolce e Gabbana, e questo è il motivo per cui noi siamo venuti qua. Gli animali vogliono vivere, gli animali non vogliono essere presi in giro sulle passerelle, gli animali non vogliono essere utilizzati per nessun motivo.